Dottore, è una voce vitale. Oh! Se la roba le mette in pacchetto. Sarà felice e chi che sposa la mia amorosa e chi che sposa la mia amorosa e chi che sposa la mia amorosa e sarà becco e la sfonda e ciumbalevi e ciumbalevi e ciumbalevi e ciumbalevi e e su un mattino una cucina poco perché se no per la legge anti gay abbiamo pensato noi tutti qua dentro non accetto e questo è il mio regalo personale, non accetto solo vino questo? Quello. Dopo vedrò mille idee. Mario? Quando concio arrivo. Oh, che bello! Fai la regina. Tanti auguri a voi! Tanti auguri a Piero! Tanti auguri a te! Evviva! Vita, perché non vuole candele? Che dopo quel! Ma c'è anche qua candele, Oh, che bello! Da dove ti ha messo Mary? Mary è veramente... Sì, di fatto era un par di tette della fine del mondo. Evviva! Evviva! La stagione va a 50. Io so. Adesso comincerà a... Molto importante! Perché? Mio padre è arrivato a 48 e mi sono arrivato a 50, tanto la dura lancio. Incomincia la pietra di vino. Piano, siamo che la roba è fragile. Incomincia la risò. Caro Piero. Il vero? Piccoli laboratori dell'Arci Gay, preoccupati per il traguardo dei tuoi 50 anni, porgono questo dono che vuole essere un rimedio per le tue diminuite prestazioni amorose. Viagra, fortissimo per cinquantenni. Ecco, se funziona bene, è come il signor Quale Prusca. E se non funziona, se bifero che fa l'incantatore dei serpenti, no? Eccolo qua. E naturalmente, come che potete vedere, le Viagra serpentine. No, ma su internet quelle sono arrivate. Mi ne piaceva il Riesling, perché il Sauvignon, se te senti, mi ridi però tutti gli ammetti, Gacco è retro gusto, perché ha l'odor tipo le piste gatto. Sì, se va. Però le caratteristiche, non è perché quelle mi piace a me. Peri e pomi? Quel che ti sei cacciato a te, quelli a me piace anche a me. Ma se no te copo, sa? Se no come tu pare che dico che non sta niente a partecipare a quale festino. Ricordi te? Piero, scappo solo il mio fratello. Vi ringrazio signori, auguroni del nuovo vecchio. Ah, se no passavo, arrivederci. Sempre.
Grazie, grazie. Ma cosa dov'è? No, papà, ciao. E qua, con un bicchiere pulito, tutti quanti approdemo a un vino che qua a Trieste pochi la bevù, ma che tutti ne sa come conto a capire. Come si chiama? Il vino si chiama Borgogna. No. Mai sentito. Borgogna, no, per dire. Il nostro. E la sede, sede Baredine. Ah, ecco. La Baredine vi siete qui, eh? Esatto. E questo è una specialità che mi è arrivata di Baredine, dell'amico De Zupin, che ha anche il museo personale. Siccome abbiamo concesso l'utilizzo di un qualche immagine, allora abbiamo mandato per il direttore due bottiglie di vin suo. Bravo! Due bottiglie, momento, queste sono le prime. Penso che ad arrivare una cassetta. Sì, perché se no non c'è mai niente. Questa è la grotta che c'è qua, no? C'è la grotta, no? Qua Flavio? C'è una grotta. Baredine, che c'è tutto, che c'è suo, che ha vestito tipo museo, tutto. No. Qua veramente un dito, perché non ho permesso di fare questo. Mamma, aspetta. Ah, che dito. Questo diamo a Serge, se me è meno. Maria, Sergio, Andrea, Chiara, Mario, lui no, non modello non credo, Giorgina circa, cioè, guarda cosa mi ha regalato, un botto, parì, la scatoletta di alluminio per la pasta dentifricia, e questo, dopo non dico cosa c'è dentro, perché quello, vai oltre a ogni, Francesco, ma insomma 10 corone no fiorini adesso può far finire qua c'entra qualcosa con l'Austria voi no? No, non è gli istriani c'entra con l'Austria. Io Mario Andrea lo conosci? Lo conosci? Anche mio prima da bere una carica per lei. Cioè, dopo che finisco la storia. Sì, no. Dico dopo che finisco la storia. Arriva. C'è un tricolore quindi. Grande appassionato di marina che può anche sulle navi. Bianco Paolo? Sì, è quello che beve la compagnia. Insomma. Eccolo qua, signori. Evviva! Viva! Una polpetta, una cazzata, un tocco di torcia e sotto quello che fai. Mario Troppo. Marconi, è proprio Mario.